Enologica 2016 Montefalco, abbiamo appena fatto una degustazione di Sagrantino Vintage con Jacopo Pozzater, giornalista enogastronomico. Jacopo, siamo abituati a pensare al Sagrantino come a un vino di struttura e di potenza. Qualcosa è cambiato, si può parlare anche di qualcos'altro oggi? Sì, questo era un pochino uno dei temi che è emerso, uno dei temi che sono emersi durante la degustazione. Io sono convinto che il Sagrantino nell'immagine collettiva che c'è, insomma, come viene percepito il Sagrantino, non si debba parlare soltanto di concentrazione di potenza, perché questa è una visione che appartiene a un passato, oddio, forse anche un po' remoto. Oggi la denominazione è quanto mai vivace, esprime vini molto diversi tra di loro e, come avevamo già visto durante Enologica, è possibile parlare di eleganza nel Sagrantino. Quindi, sai, non, mi rendo conto che non è facile, però ed è un processo, però sicuramente bisogna cercare di uscire da certe parole chiave per trovarne delle altre. Oggi abbiamo assaggiato 6 diverse declinazioni di uno stesso vino. Che cos'è che dà diciamo, le caratteristiche così diverse a etichette differenti di uno stesso, allora, di una stessa denominazione? La prendo alla larga, perché la degustazione di oggi era volutamente una degustazione che abbracciava un pochino tutta la denominazione, quindi aveva al suo interno vini diversi per provenienza, per impostazione stilistica, per invecchiamento, perché comunque era una verticale, abbiamo assaggiato dal vino più giovane, che era un 2011, fino a un 2006. E ecco, quello che a volte si può dire è che è più facile parlare di differenze stilistiche che di differenze territoriali. Esemplificativi, i primi 2 vini della degustazione, che vengono da vigne sostanzialmente adiacenti nella zona di San Marco, qui a Montefalco, e che sono diversi probabilmente anche perché hanno delle esposizioni diverse. Però è più evidente, a mio avviso, il fatto che abbiano un impianto stilistico differente. Questo è vero un po' per tutta la denominazione, però bisogna stare attenti anche a non eccedere nel contrario, perché ci sono produttori che vinificano i propri vigneti separatamente e ci dimostrano come esistano delle differenze tra un Sagrantino e un altro che sono a fianco in termini di vigneto. Senti, come sta evolvendo oggi il territorio vitivinicolo di Montefalco, secondo te? Quali sono le differenze del Sagrantino fatto oggi rispetto a quello fatto, allora, 15 anni fa? Ti potrei dire in estrema sintesi che, a mio avviso, il Sagrantino sono sempre più buoni. Per tanti motivi. Sicuramente uno di questi è una sempre maggiore consapevolezza dei produttori. Quindi chi ha iniziato magari 10 anni fa, e sono tanti quelli che sono arrivati nel territorio di Montefalco in un periodo relativamente recente, hanno maturato una maggiore consapevolezza. Le vigne invecchiano, e invecchiando le vigne portano un frutto migliore, un frutto più equilibrato e quindi di conseguenza un vino più buono. E insomma, se pensiamo a tutto quello che è stato piantato nella zona di Montefalco dagli anni zero in poi, possiamo capire quanto oggi questo parco vigneti stia cominciando a entrare nella sua fase produttiva più interessante.